Bella a tutti raga, qui Ice e benvenuti in questo video. Oggi un video un po' più particolare del solito, perché non vi vado a spiegare nessun metodo nuovo, ma andrò a riprendere i metodi che vi ho già spiegato all'interno della playlist relativa al come fare, diciamo, gli SS a un livello basilare, e li andrò a mostrare a schermo, a farveli vedere nell'atto pratico, per provare l'esecuzione dei cheat con estensione più conosciuta, o comunque con estensione più diffusa. Parlo ovviamente dei .exe, dei .dll, dei .jar, dei .bat e dei .python. E premessa, diciamo che faccio in ogni video, però la rifaccio anche in questo, dato che i metodi che vi andrò per l'appunto a mostrare sono quelli già trattati a livello basilare, non vi aspettate nulla di avanzato, sono già quelli che conoscete. Punto secondo, non andrò neanche ad avviare i cheat con metodi particolarmente difficili da trovare, questo perché ovviamente non andrò a far vedere neanche metodi di detect magari un pochino più avanzati, vado semplicemente a mostrare cosa potrete aspettarvi, cosa potrete, diciamo, trovare nel 99% comunque degli SS che fate a giornalmente, diciamo così, quindi non troverete sicuramente l'incredibile bypasser, troverete dei cheater che magari qualcuno sa un po' di più, un po' di meno, comunque non utilizzano metodi particolarmente avanzati per bypassare. E ultima premessa che faccio prima di partire, non vado ad utilizzare per nessun motivo il processo dell'Explorer, questo perché uno è facilmente bypassabile, due, per capire i risultati dell'Explorer bisogna avere un po' di pratica, diciamo, del livello basilare, e per questo perché sono di fatto difficilmente interpretabili senza andare a rischiare di sbannare un player, e quindi per questo motivo l'Explorer, diciamo, lo tralasciamo completamente. E nulla, quindi iniziamo subito. Eccoci qua, iniziamo subito quindi con i cheat. Il primo che vi faccio vedere è un autoclicker in .exe. E vi faccio vedere anche, tra l'altro, che è una finta firma digitale. Questo è importante perché tra un momento capirete che il primo metodo che per appunto vi farò vedere lo scopre. Quindi abbiamo per l'appunto il mute.exe, poi abbiamo due DLL, questo perché li avvierò con due metodi differenti, poi abbiamo il doomsday, quindi un punto .jar, un punto .python e un punto .bat. Andiamo ad avviare il mute clicker. Oh. Ok, eccolo qua. E iniziamo subito per l'appunto con il .exe. Lo vado a chiudere e il primo metodo che vi faccio vedere è quello del BAM. Conoscete tutti probabilmente perché l'ho già trattato nel video, comunque ne avrete già sentito parlare. Io nello specifico vado ad usare il BAM di Red Lotus, vado ad eseguire quindi lo script di Red Lotus e tra un secondo, eccolo qua, andrò a vedere che file con la firma digitale non valida è per l'appunto il mio mute.exe. Non mi dilungo più di così perché, ripeto, ho già spiegato questo metodo nel dettaglio in un video a parte. Oggi vi vado semplicemente a far vedere così molto velocemente dove potete trovare queste prove di esecuzione. Il secondo metodo che vi vado a far diciamo a far vedere, come diciamo vi aspetterete tutti, è quello del prefetch, in questo caso tramite WinPrefetchView. Quindi vado qua, modify the time verso il basso e vado a cercare il mio mute.exe. Eccolo qua. Poi, gli altri due metodi che vi vado a far vedere oggi sono attraverso il System Informer o comunque attraverso Process Hacker, decidete voi quale utilizzare. Io consiglio ovviamente System Informer. Vi volevo far vedere anche un altro metodo, che è quello dell'NVIDIA Control Panel, ma uno, non ho una scheda in grafica NVIDIA. Punto secondo, letteralmente 2 giorni fa hanno fatto un update all'NVIDIA Control Panel, l'hanno completamente cambiato. E quindi ancora non ho avuto modo di testare, non so se quel metodo funziona ancora. Comunque mi informo e vi farò sapere se vi interessa. Primo metodo che utilizzerò oggi per quanto riguarda il System Informer è quello del DPS. Inutile dire che sì, questo prova l'esecuzione di un file, ma dovete sapere il nome, perché altrimenti di un .exe ovviamente. Ma stavo dicendo, dovete sapere il nome, questo perché altrimenti vi ritroverete a cercare un ago in un pagliaio, quindi un nome tra tutti questi quanti. Ora, nel mio caso specifico, per fortuna l'ho messo in maiuscolo, quindi
a colpo d'occhio ho capito che era questo il cheat, ma se uno l'aveva, non lo so, rinominato in qualcosa di questo tipo, capite anche voi che, diciamo, così ad occhio non riuscireste ad arrivarci. E, però ve l'ho fatto vedere comunque perché per l'appunto prova l'esecuzione del programma. Eccolo qua, mute.exe. Come prossimo metodo utilizzo il CSRSS. Vado ovviamente a filtrare non quello con più private bytes per quanto riguarda gli XE, ma quello con meno private bytes. E vado ad utilizzare una regex nel mio caso specifico. Questa qua. Quindi filtro, regex, eccolo qua. Questo mi darà una lista di tutti i .exe che sono stati per l'appunto avviati all'interno del mio computer che il CSRSS ha loggato, e mi fa vedere solo quelli con la path full, quindi non quelli con la path spezzata. Faccio così, faccio copy result e vado a creare all'interno del mio desktop un file chiamato paths.txt. Questo perché, adesso capirete tutto, andando a utilizzare il secondo script di oggi, ovvero quello sempre di Red Lotus, quello per controllare le firme digitali, andrò a scovare, scusatemi, non l'ho avviato come amministratore, andrò a scovare il cheat in un batter d'occhio. Quindi, ovviamente dovete trovarvi nella stessa directory del file pass.txt, nella quale ho messo per l'appunto quella lista di nomi, cioè di eseguibili, che sono stati avviati, quella lì che ho preso 3 secondi fa dal CSRSS. E io mi ci trovo già perché il terminale mi si apre automaticamente anche quando lo avvio come amministratore all'interno della cartella desktop, utilizzando questo script, che tra l'altro è stato rilasciato ieri. Prima di questo si utilizzava altri tool come Binary Signature Status, ma questo è molto più veloce e molto più dinamico da usare, perché non devi installare nulla, non devi fare altro che salvare i risultati. Tramite, stavo dicendo, questo script, in 2 click letteralmente vado a trovarmi il mio mute.exe. Come vedete non è come quello del BAM che mi dice l'orario nel quale è stato eseguito il cheat, questo perché ovviamente è un qualcosa di completamente differente. Sta semplicemente questo script andando a verificare se la firma digitale dei file dei quali gli ho dato la path è valida o meno. Con 2 click, io stavo dicendo, riesco ad ordinare in ordine diciamo alfabetico questi flag, quindi se è valido, non è valido, se non ha trovato nulla, e nel mio caso per l'appunto mi faccio comparire nella parte superiore della finestra tutti quelli con la signature not valid. E per l'appunto, come praticamente terzo, quindi uno tra i primi risultati, abbiamo il mute.exe. Quindi questo era quanto per quanto riguardava la detection dei .exe. Per quanto riguarda i .dll, andrò a rinominare questo come regsvr, perché lo andrò ad avviare come regsvr, e questo lo lascio metodo 1 perché niente, perché metodo 1. Quindi process hacker, vado ad aprire il notepad e il dll metodo 1, quindi la null metodo 1, scusate che cazzo sto facendo, volevo ingettarlo, l'andrò per l'appunto a ingettare attraverso process hacker. Eccola qua, metodo 1, DLL aperta. Lì non credo di averlo già detto, comunque ne sto avviando 2 con 2 metodi differenti, perché le prime 2 detection che vi farò vedere variano a seconda del metodo di avvio. Quindi metodo 1 è stato avviato tramite process hacker, mentre il secondo lo avvierò attraverso regsvr 32. Che cazzo è? Eccolo qua. Attraverso per l'appunto il CMD. Ecco qua la nostra nulla, anche la seconda si è aperta. Adesso vado a chiudere tutto questo e vi faccio vedere che la prima si può trovare
attraverso Last Activity, quindi quella avviata tramite metodo 1, quindi tramite Process Hacker, si può trovare tramite Last Activity nel, facendo utilizzo del, eccolo qua, del, delle key del regedit, in questo caso OpenSave PID MRU DLL e quella ovviamente generica. E qui ci flagga il metodo 1 e ci dice che è stato avviato alle 17:16:39. 17:16:17. Vabbè, sì, ovviamente è passato qualche secondo. Per quanto riguarda invece quella avviata da RegSVR, ovviamente questo discorso vale anche tramite se diciamo il DLL è stato avviato tramite il run DLL, io vado a cercare per l'appunto il PF del RegSVR se è stato avviato tramite il run DLL, ovviamente vado a cercare quello del run DLL. E poi qui nella sezione degli index vado a cercare il DLL che mi interessa. Ora, per semplice comodità, vado a cambiare l'ordine del full path e letteralmente in pochi secondi, nel mio caso specifico ovviamente perché sapevo che non si trovava in cartelle come system 32 eccetera, in pochi secondi capisco subito che il regsvr.dll che si trova nel desktop non è un file normale, diciamo di sistema, ma è stato avviato per l'appunto da me. Vi specifico ovviamente che questi tutti e tre i metodi, quindi questi due che vi ho appena fatto vedere e anche il terzo che vi faccio vedere tra un secondo, funzionano praticamente sempre. Quindi anche se un player avvia il DLL dalla cartella System32, la famigerata cartella System32 che c'è in ogni domanda di provino praticamente, non cambia nulla. Quella cartella è una cartella come le altre, è una cartella di sistema ma è una cartella come le altre, quindi come si fa a trovare un DLL avviato alla cartella System32? Esattamente come tutti gli altri come tutti gli altri DLL. Nel caso del RegSVR del run DLL attraverso WinPrefetch, nel caso di l'apertura di Process Hacker tramite Process Hacker o comunque tramite injector normali, si trova da Last Activity View o comunque da regedit, e entrambe questi due metodi di avvio si trovano attraverso il system attraverso il system informer, attraverso il processo del CSRSS, quello con più private bytes in questo caso perché si tratta di un DLL. E anche qui utilizzerò esattamente lo stesso metodo che ho utilizzato per controllare i .exe nella prima clip. Qui ovviamente vado a cambiare .exe in .dll e vado a copiare questi risultati, vado a chiudere tutto, vado a a creare un txt dove vado a mettere tutti questi, non salva con nome, salva e basta, ecco qua, questi risultati, questa lista di DLL, e una volta fatto ciò, tramite il terminale, tramite il CMD, attraverso lo script che ho usato prima, vado a controllare quali di questi hanno la firma digitale valida e quali no. Diamogli un attimo per finire il check. E tra qualche secondo vedremo per l'appunto la solita window aprirsi. Eccola qua. Doppio clic di nuovo e troviamo metodo 1 avviato e RegSVR DLL avviati. Quindi eccoli qua, entrambi i DLL si vedono subito, saltano all'occhio perché non sono firmati digitalmente. E si sono trovati in, per appunto con tre metodi diversi in pochi minuti. Come terzo cheat andiamo ad utilizzare per l'appunto la Doomsday, quindi un cheat in punto jar. Vi dico fin da subito che, dato che questa è una detection generale, quindi non è una detection specifica, non vado ad utilizzare il temp, questo perché il temp mi trova solo ed esclusivamente quei cheat in punto jar che utilizzano la libreria GenativeHook, dato che per l'appunto, per esempio, la Doomsday non la utilizza, non andrò ad utilizzarlo come metodo. Ovviamente parlo di cheat.jar, non intendo le mod, per quello c'è già un video a parte. Eccolo qua, aperto, chiudo e chiudo anche questo. Primo metodo, WinPrefetchView, come al solito. Quindi vado ad aprire WinPrefetchView e con un click sul
pf del java.exe vado ad analizzare l'index e in pochi secondi dovrei essere capace, per l'appunto, di trovare il doomsday.jar. Quindi primo metodo questo. Secondo e terzo metodo saranno fatti attraverso processi nel sistema informer. Il primo processo è quello del quello che viene chiamato dccom launch. Questo processo del dccom launch, in realtà, se non volete avere, diciamo, fare casino e trovarvene tre, come in questo caso, ovviamente si trova, cioè si va a filtrare quello con più private bytes. Però se non volete fare casino, in questo caso, il processo specifico che noi in realtà si va a filtrare si chiama plug play. Quindi è questo qui, effettivamente. Cioè si trova anche filtrando, cercando dccom launch, quello con il, nel mio caso, il PID 1260, ma trovo solo ed esclusivamente quello se cerco plug play. In questo caso plug basta. Eccolo qua, 1260. Così non faccio assolutamente confusione. Quindi string extended mapped e filtro per .jar. Ed eccolo qua, doomsday client, temporaneo, nella cartella temporaneo, avviato. Il prossimo è tramite PCA SVC. Anche qui esattamente il stesso procedimento di prima. Filtriamo .jar. Ed eccolo qua. Doomsday client, da cartella temporaneo, avviato. Eccoli qua. E niente, passiamo al prossimo. Per quanto riguarda invece gli ultimi due, abbiamo per l'appunto il punto .bat e il punto .python. Per quanto riguarda il punto .bat, lo vado ad aprire. Questo si tratta del void clicker, quindi una volta aperto cambia il nome. Prima c'era scritto 1.3 qualcosa punto .bat, mentre adesso per l'appunto il nome è cambiato. Però questo nel nostro caso, diciamo, poco importa. Se io vado su winprefetch e vado nel .pf del cmd, vedo per l'appunto che il punto .bat è stato eseguito. Questo, come ho detto, era il suo vecchio nome, 13560.bat, mentre questo nuovo, quello con l'icona, è quello effettivamente attualmente esistente. E niente, quindi questo è il primo metodo per trovare il punto .bat. Il secondo metodo è attraverso System Informer, attraverso il processo del PCA SVC. Se vado infatti sul PCA SVC e lo filtro ovviamente per punto .bat, in questo modo, come vedete, mi dice che il .bat 13560 è stato aperto, avviato. Per quanto riguarda invece l'ultimo, quindi il punto .python, molto semplice, faccio un'apertura tramite cmd, quindi cd temporaneo, quindi faccio il entra all'interno della cartella, e poi python, e poi autoclicker.py. Eccolo qua. Anche questo, vi vorrei far vedere due metodi, purtroppo ve ne faccio vedere solo uno, vi dico un attimo però anche il secondo. Per quanto riguarda il secondo metodo, si può trovare anche attraverso shell recent, ma lo shell recent l'ho disabilitato praticamente, stringi, cioè in maniera povere, parole povere, e quindi non ve lo posso far vedere attraverso lo shell recent la detection, ma tramite winprefetch view, come ormai abbiamo visto più e più volte all'interno di questo video, basterà andare nel, diciamo, pf del processo che ha per l'appunto aperto il file, quindi python.exe, e troverò all'interno il mio cheat, quindi l'autoclicker.python. Bene, spero che il video vi sia stato utile. Scusatemi se in alcuni momenti sono stato un po' veloce e sbrigativo, ma ripeto, in questo video non ci tenevo a spiegarvi i metodi, semplicemente a farvi vedere in maniera molto generale, molto dinamica, il più velocemente possibile, senza però ovviamente non dirvi nulla di nulla, i metodi per l'appunto con il quale si detectano queste estensioni. E nulla, se avete ovviamente qualche domanda scrivetemela nei commenti, provo a rispondervi appena ho tempo.